Luca Angeletti, facciamo vedere la maglietta della... intanto questo, perfetto. 502. Scusa? Chiamate il 45502. Certo. E risponde? Risponde. Risponde la partita del cuore. Esatto. Allora Luca Angeletti, anche tu in campo per la partita del cuore, ci chiedevamo da che parte, visto che appunto ci sono i cantanti e ci sono gli attori, tu sei l'uno e anche l'altro con l'orchestraccia. Sì, diciamo che con l'orchestraccia ci lavoro e gioco a fare l'attore. No. C'è una grande parte di cuore che sta anche nella Nazionale Cantanti, perché ovviamente facendo anche parte di una band così avviata e così divertente mi sono cimentato anche quello, quindi poi faccio il tifo per la musica italiana assolutamente. Però il mio cuore resta nel mio lavoro, nel mio mestiere, e quindi con grande gioia aderisco a questa iniziativa bellissima. E spero di essere preparato fisicamente, più che altro, in un certo senso. Che ruolo hai in campo? Poi ti chiedo magari altri ruoli. Io sono stato eletto dal mister terzino sinistro. Pensavo di essere... Mi sono sai di cosa parla, sì? Sì, mi sono presentato come Jolly, per non sbilanciarmi. Sono Jolly, e vuol dire che mettono dove stai, pure in porta. No, in realtà sono, credo, un buon terzino sinistro e vediamo insomma che cosa verrà fuori. Mi ha detto di risparmiare fiato, perché se devo partire su una galoppata sulla fascia è abbastanza impegnativa su un campo che è quello dell'Olimpico, perché noi abbiamo giocato in un campo da calciotto nell'allenamento, quindi vediamo insomma. Cioè... Quanto sono importanti queste iniziative? Ricordiamo insomma che i proventi della partita andranno per la ricerca e per la cura, soprattutto per le malattie che affliggono i bambini, le malattie più rare. Queste iniziative sono fondamentali, non importanti, sono fondamentali perché comunque mettono in moto una solidarietà anche fra noi e la gente, no? È un modo per avvicinare il pubblico nostro anche semplicemente a avvicinare noi a loro, e quindi è un po' come andare a vedere una partita di pallone in parrocchia, in un certo senso, no? Tutti si conoscono e sono a contatto. Poi l'occasione appunto nello Stadio Olimpico, così grande, così accogliente, con tanta gente, ovviamente oltre agli SMS che siete invitati a mandare copiosamente quanto più potete, però è un'occasione fondamentale, anche perché io ho una bambina e devo dire che è un'occasione molto bella per aiutare altri bambini, cioè chi ha dei figli se lo può sapere, se ne rende conto, no? Senti, terzino sinistro in campo per la partita del cuore, invece prossimi ruoli in televisione o al cinema? Prossimi ruoli al cinema, per ora. Sto partendo fra poco per un film con Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, andiamo su al nord a girarlo. E poi durante l'estate un'opera prima di Augusto Fornari, tratto da uno spettacolo teatrale che abbiamo fatto. Puoi anticipare qualcosa del tuo ruolo, appunto, dei tuoi personaggi? Quello di Riccardo Milani no, perché in realtà non top secret, è abbastanza blindato. No, quello di Augusto Fornari si chiama Finché giudice non ci separi, è una storia di quattro mariti che sono stati separati, che entrano in contatto con un giudice che dovrebbe essere Claudia Gerini, forse lo possiamo dire, insomma, che è una il giudice che ha trattato la causa di uno di noi. E vediamo, insomma, è una commedia molto, molto movimentata, vediamo che viene fuori, non svegliamo troppo perché ci sono anche dei grandi colpi di scena. Il pubblico ti conosce tantissimo anche per le fiction televisive, quindi domanda d'obbligo, TV, cinema o teatro? Tutti e tre in realtà, perché poi sono tre aspetti dello stesso discorso, insomma, ogni volta che sto o in teatro o in cinema o in televisione è una... Ciao, scusate, sto salutando. Siamo in tanti in questa sala. È sempre un'esperienza meravigliosa, sempre un riniziare un'avventura, no? Un po' un risveglio ogni volta. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, Crepi.